Buonasera, spero che mi sentiate. Siamo alla conclusione di questa sesta edizione del Festival di Economia di Trento. Una edizione in cui, come sapete, abbiamo discusso molti argomenti, eh, molti temi tra loro anche connessi, e l'interesse credo sia stato vederne le relazioni. La libertà economica, che è il tema che. Abbiamo scelto per guidarci, le conseguenze e i problemi connessi alla cosiddetta globalizzazione, l'urgenza di dare più forza all'Europa, in particolare all'Europa politica, le politiche dell'immigrazione. Questi sono solo alcuni dei molti temi, quelli che forse si sono rimbalzati di più da un incontro all'altro. Incontri in cui. Gli economisti hanno analizzato la crisi economica, in cui almeno questa parte del mondo è immersa, senza tabù, senza stereotipi, accettando di confrontare in maniera molto libera, in questo ispirati dal nostro direttore scientifico, che è una persona molto libera, di testa, di pensiero, Tito Boeri, con altri pensatori. Con Persone che pensano e che ricercano in altri campi, dalla sociologia al diritto, dalle neuroscienze alla filosofia. E in questo contesto di rigore intellettuale e al tempo stesso di libertà di pensiero, ci è sembrato prezioso per il festival eh, tornare ad ascoltare la voce di Zygmunt Bauman. E, Bauman. Come sapete era stato qui al Festival nella prima edizione e ci aveva parlato, il titolo era Un pianeta ospitale, la missione dell'Europa. Ci aveva parlato della responsabilità dell'Europa verso il mondo. E oggi ci parlerà della libertà. Eh, della libertà e direi anche delle minacce alla libertà. Eh, queste minacce Bauman le conosce bene perché la sua vita, non soltanto il suo pensiero, eh, ne sono una testimonianza. Bauman è nato nel 1925 in Polonia, a Poznan, da una famiglia ebraica e fuggito durante la guerra, all'inizio della guerra, Unione Sovietica, quando è rientrato eh, dopo la guerra a Varsavia, eh, ha studiato e si è laureato in sociologia e eh, nel 1956 ha preso parte al movimento ehm, dell'ottobre cosiddetto dell'ottobre polacco, in cui si criticavano i criteri eh, ideologici, l'ideologia del governo, eh, il movimento riformatore studentesco e la eh, sottomissione del governo all'ideologia, al volere di Mosca. Eh, una critica all'ideologia ufficiale sovietica che Bauman ha fatto seguendo... Eh, tra le altre cose, questo è importante ricordarlo visto che siamo qui in Italia, anche il eh, pensiero, l'insegnamento di Antonio Gramsci. Eh, nel frattempo ha cominciato a viaggiare in Europa, fa uno stage alla School of Economics, quindi comincia a frequentare gli economisti già da giovane, conferenze in varie università, nel 68 solidarizza con il movimento studentesco polacco, e per questo viene messo all'indice del partito comunista e prendendo spunto anche dalla campagna antisemita il partito gli impedisce di insegnare all'università Bauman allora insieme alla moglie Gianina con cui ha condiviso un'intera vita si trasferisce prima a Tel Aviv all'università e poi in Inghilterra all'università di Leeds dove insegna eh, fino al, eh, alla pensione nel 92 esce un libro che Già segna un punto di demarcazione che si chiama modernità e olocausto. Il 99 è la società dell'incertezza. La sua elaborazione, il suo pensiero si cominciano a concentrare su alcuni temi che poi rimangono la linea guida. Il passaggio dalla modernità alla postmodernità, dalla società solida a quella che lui chiama e battezza società liquida. Un lavoro sulla globalizzazione come momento di rottura dei legami sociali. Eh, e l'incertezza come modo di governo degli uomini, ehm, metodo di governo economico e politico. Eh, Bauman ha sempre messo al centro della sua riflessione il consumo, come farà forse anche stasera per una parte, e eh, ehm, qualificante degli individui oggi quanto la produzione forse ancora di più. Eh, uno dei suoi libri si intitola Vite di scarto e parla del, dei rifiuti umani, così li definisce Bowen, prodotti dalla globalizzazione e contemporaneamente anche la voglia di comunità che ne è l'altra componente. Ehm, la cosa molto interessante del suo pensiero, la sua riflessione è anche concentrarsi sui fenomeni di questa postmodernità, dall'analisi del grande fratello, della trasmissione del format, come sapete non solo italiano, all'ultima riflessione, una delle ultime sul significato di Facebook. Eh, il suo ultimo libro ehm, è un libro dialogo che ha un titolo significativo anche perché in parte dedicato alla crisi si chiama Vite che non possiamo permetterci. Ecco, ehm, un altro suo libro è dedicato all'Europa, un'Europa è un'avventura e questa avventura dell'Europa Bauman appunto la qualifica come tentativo di rendere ospitale il pianeta, come l'ospitalità, come uno dei dati qualificanti di questa parte del mondo che è sempre caratterizzato la nostra storia di essere stati ospitali è stato un luogo del mondo in cui arrivavano persone di altre tradizioni di altre religioni e Bauman vede in questo un aspetto importante anche per il futuro ecco, io credo che a conclusione di questo festival dove abbiamo sentito tante voci molto diverse tra loro la voce di Bauman sia credo molto interessante da ascoltare, a confronto con le altre, perché credo che la filosofia del festival sia chiara a tutti ormai dopo tante edizioni, eh, è quella di provare a dare degli stimoli, del, degli strumenti per comprendere la realtà in maniera molto libera, sia dal punto di vista disciplinare sia dal punto di vista degli orientamenti. E la libertà di pensiero è appunto una delle, credo, fondamentali caratteristiche dell'opera della persona che ci ha... Cingiamo ad ascoltare, cioè Zygmunt Bauman. Grazie a Giuseppe la terza per questa presentazione così interessante. Io eh, spero veramente di essere all'altezza di questa presentazione così interessante. E desideravo anche cominciare con alcune lodi. Lodi nei confronti di chi ha individuato il tema e il titolo del Festival dell'Economia di quest'anno perché chi lo ha fatto veramente ha eh, capito perfettamente quale sia la sfida con la quale siamo confrontati, la sfida principale, eh, che è quella eh, che appunto dobbiamo effettivamente affrontare eh, nel futuro, anche prossimo, i confini della libertà economica. Questo è il problema cruciale perché veramente noi... Siamo chiamati a riconoscere che l'economia che eh, si è presentata a noi nella sua forma eh, usuale va eh, riconsiderale in relazione eh, all'aumento necessario della libertà, libertà anche del consumo, libertà di scelta tra le tante cose che abbiamo a nostra disposizione. E questa economia che noi conoscevamo deve essere appunto riconsiderata perché cominciamo a capire che invece di ampliare ed estendere. Eh, le nostre opzioni che è diciamo il presupposto base di questa impostazione questo range di scelte in effetti è stato sempre più ristretto è diventato sempre più piccolo e io farò degli esempi eh, su questo in relazione a questa riduzione delle opzioni che noi abbiamo a nostra disposizione e, perché questo implica una limitazione della libertà e anche una limitazione delle future generazioni dei vostri figli dei vostri i nipoti e anche dei miei. E per esempio, di recente sui giornali sono aperte, sono apparse delle eh, notizie per qualche giorno e poi sono scomparse eh, queste notizie, forse voi non l'avete neanche letto questo di conseguenza, ma comunque la notizia era questa. Il picco della produzione mondiale di eh, petrolio, che è la fonte di energia principale che utilizziamo anche noi quando ci spostiamo per venire anche al Festival dell'Economia o altri festival o appunto vari eventi, ecco questo picco nella produzione del petrolio è stato già raggiunto nel 2006 e da allora sostanzialmente c'è solo eh, il declino una riduzione nella produzione. Quindi questo va compresa, compreso bene, nel senso che Abbiamo eh, dei mercati che sono basati sulla competizione e che presuppongono la disponibilità eh, dell'energia. Pensiamo all'India, alla Cina, al Brasile, al Sudafrica come nuovi mercati che richiedono sempre più energia e presto ce ne saranno anche altri di mercati che cercano appunto di rifornire milioni e milioni di consumatori in questi paesi con energia. E eh, parliamo di popolazioni che fino adesso non hanno avuto così tante macchine come invece auspicano e quindi adesso con questo progetto di motorizzazione hanno bisogno di più energia. E questa era una notizia. E poi c'è un'altra notizia che ci dice che sulla base dei calcoli più eh, recenti, fino al 2020 e entro il 2020 avremo un raddoppiamento dei prezzi alimentari anche proprio degli alimenti di base e abbiamo già dei segnali in questo senso, nel senso che ci sono proprio delle rivolte eh, che, eh, basate sulla scarsità di, di cibo, la non accessibilità del cibo, cose che non ci ricordavamo più, cose di secoli passati, ma che adesso vediamo anche in paesi eh, lontani, quindi queste cose, questi problemi stanno ritornando. E poi c'è un altro, un terzo elemento. A cui voglio fare riferimento che è l'aumento della disuguaglianza a livello globale. È una cosa per certi versi incredibile perché va nella direzione opposta di quanto pensato in passato dai pionieri della modernità e dell'illuminismo anche, personaggi. Di, del calibro di Francis Beckham o Cartesio o Hegel, veramente è difficile adesso immaginarselo, ma sul pianeta non c'era luogo in cui lo standard di vita fosse il migliore, il doppio, diciamo così, rispetto a quello del paese più povero. Non c'era una disuguaglianza così, non c'era una disuguaglianza estrema nella distribuzione del benessere e della ricchezza tra i diversi paesi al mondo. Allora, adesso invece, sulla base, dicevamo, dei calcoli più recenti, i paesi più ricchi, tra cui il Qatar, paese in assoluto più, più, più ricco, ha uno standard eh, che è di 428 volte superiore rispetto al paese più povero che è lo Zimbabwe. 428 volte. E quindi non uh, ci stupisce pensare che se Bacon, Cartesio e Hegel lo avessero saputo, si sarebbero vergognati sarebbero stati sconvolti perché veramente era un esito del progresso di cui parlavano loro che non avrebbero mai immaginato e vorrei aggiungere un'altra cosa noi facciamo dei confronti tra le medie questo va detto e le medie per certi versi eh, nascondono più che mettere in evidenza la vera differenza le vere disparità che esistono tra ricchezza e povertà e se consideriamo appunto la povertà in termini medi, noi eh, abbiamo questa situazione. Il 20% più ricco dell'umanità ha il 75% della ricchezza, mentre il 20% più povero dell'umanità ha il 2% della ricchezza mondiale. Questa è una situazione che sta sfuggendo ai controlli. Fino a 30-40 anni fa c'era un trend statistico nel mondo per cui i paesi si avvicinavano sempre di più e ci sono state delle manifestazioni terribili eh, di povertà, ovviamente anche allora, ma che si cercavano di superare, che sembravano anche via via superabili ma questa disuguaglianza permane un problema enorme, non ci sono soluzioni evidentemente pronte, ma io veramente voglio sottolinearlo, negli ultimi 30-40 anni questo problema è sfuggito totalmente di mano, non, non è più controllabile perché c'è un'enorme trasformazione nella distribuzione anche delle forze militari nel mondo e anche per il processo di globalizzazione e credo assolutamente che sappiate di cosa sto parlando, quindi non mi soffermerò su questo aspetto della globalizzazione. A questo punto si pone un quesito: come mai questa tendenza, questo trend permane, malgrado eh, appunto il passato e l'ottimismo che abbiamo avuto anche in passato in relazione al possibile progresso? Come mai è successo tutto questo? Io Direi questo. Ci sono due fattori, secondo me, che sono in primo luogo responsabili eh, di questo e sono più sociali, culturali nella loro natura che non economici. Il primo fattore a cui mi riferisco è la nostra formula in base alla quale vogliamo soddisfare una vita prosperosa, una vita ricca, abbiente una cosa che è stata perseguita per decenni e che ci ha fatto derivare, direi, verso modalità che eh, sì cercavano di aumentare il benessere, ma misurato sulla base dell'acquisto, dello shopping. Ecco, si dice che tutte le strade portano a Roma. Allora se adottiamo questo eh, slogan pare che tutte le strade verso la felicità portino nei negozi e questo ci pone sotto una pressione enorme e pone un carico proprio sul sistema economico enorme. È una pressione, dicevo, incredibile anche per il nostro pianeta. Dal punto di vista della sostenibilità le risorse sono limitate, non si può sopravvivere all'infinito eh, con una crescita eh, anche nei consumi. E questo è disastroso per le future generazioni, perché noi, noi che siamo seduti proprio qui in questa sala, è evidente che viviamo al di sopra dei nostri mezzi e questo alle spese dei nostri figli e dei nostri nipoti che si troveranno a dover combattere con una situazione. È molto più difficile, una situazione di deficit molto più grave di quello che abbiamo noi oggi. Quindi, una vita prospera. Cosa significa essere eh, felici? Cosa significa vivere una vita dignitosa? Eh, sono tutte cose che mettono e esercitano una forte pressione sulla capacità ehm, appunto nostra di sostenere il nostro modo di vivere. E poi c'è l'aspetto della risoluzione dei conflitti, che naturalmente è un fenomeno politico e sociale ancor più che economico. Noi nel corso della modernità abbiamo sviluppato la capacità di eh, risolvere eh, delle emergenze sociali a livello di conflitto, in relazione anche alla non equa distribuzione dei, dei beni, per esempio, con l'aiuto tutto questo di un aumento della produzione, basando tutto questo su un aumento della produzione. So che il PIL viene usato per misurare la crescita e naturalmente quando si va sotto zero, diciamo così, questo scatena il panico in un paese, ma perché? Non eh, perché eh, c'è il problema, diciamo così, della carenza alimentare, della sopravvivenza ma eh, per altri eh, livelli eh, e altre considerazioni in relazione al consumo. C'è il panico, dicevo, anche tra i politici, perché tutti i nostri modo, modi di vivere che sono stati sviluppati nei secoli in relazione anche alla risoluzione e alla gestione dei conflitti si basavano sull'aumento della produzione e del consumo. C'è una controversia di vecchia data tra quelli che dicono che questa pagnotta dovrebbe essere distribuita in modo eh, diverso. Ma la formula prevalente politica è un'altra, e dice invece di eh, discutere su come distribuire questa pagnotta, facciamola sempre più grande la pagnotta di pane. D'accordo? D'accordo. Però c'è un presupposto che il lievito, l'acqua, la farina che sono necessarie per fare questo pane, per fare questa pagnotta, siano infiniti, ci siano sempre, continuino a crescere, ma questo non è vero, semplicemente non è vero. E questo lo comprendiamo sempre meglio, giorno dopo giorno, lo capiamo che stiamo arrivando veramente al limite delle possibilità nell'aumentare all'infinito. Quelle dimensioni di questa pagnotta che deve essere poi distribuita. E signore e signori, questo veramente pone un grande interrogativo. Sugli aspetti essenziali, le idee essenziali sottese al nostro modo di vivere, che, lo ripeto, si basa sulla crescita economica. Due anni fa è stato pubblicato un libro da Tim Jackson, un libro importantissimo secondo me, che mette le carte sul tavolo e che dice cosa ci dobbiamo aspettare se continuiamo ad andare nella stessa direzione. Il libro si intitola Prosperity Without Growth, Prosperità senza crescita. Il libro è spaventoso ma al contempo ottimista perché dice che possiamo trovare delle alternative alla situazione attuale per aumentare la nostra sensazione di gioia, di soddisfazione. Senza Continuare a dipendere uh, dalla crescita della produzione, la crescita dei consumi, la crescita dello sfruttamento delle risorse. L'alternativa, se non uh, ci comportiamo così, dice Tim Jackson, è che i nostri figli e i nostri nipoti dovranno subire una scarsità di risorse, un ambiente sempre più inquinato, la distruzione dell'habitat, la decimazione delle specie, scarsità alimentare, immigrazioni e migrazioni di massa e quasi inevitabilmente anche la guerra. Gli attuali livelli di consumo sono già insostenibili dal punto di vista ecologico. Sono problematici dal punto di vista sociale e disastrosi dal punto di vista economico. Così dice Tim Jackson e credo che sia un libro molto importante, molto più importante di quanto eh, non sembri dai dibattiti che ha suscitato. È stato pubblicato due anni fa. E recentemente Jeremy Laggard, sulle pagine del Guardian, ha osservato questo tipo di reazione al libro e è giunto alla conclusione che l'idea della prosperità al di fuori delle trappole, dell'affluenza e della crescita infinita. viene trattata come un'idea di pazzi e di rivoluzionari. Dunque non viene preso seriamente il fatto che ci siano persone che pensano queste, queste cose. Lì si considerano delle cose rivoluzionarie e sono messe ai margini della discussione pubblica. Tim Jackson dice che ci sono delle alternative a queste trappole. Le alternative sono le relazioni, le famiglie, i quartieri, le comunità, il significato della vita. Ci sono enormi risorse di felicità umana che non vengono ancora sfruttate. L'altra. Questione che vorrei sollevare risale addirittura a più anni fa, risale a vent'anni fa. Abbiamo Ostron, un antropologo, che si è recato in luoghi non così diversi dal Trentino. Credo che il Trentino sia forse uno dei luoghi più vicini all'idea descritta da Ostron. Il libro si intitola Governing of Commons, cioè il governo delle cose comuni. L'autrice, in questi luoghi un po' remoti, perché non è andata nelle capitali della finanza e del commercio, ebbene l'autrice ha visto che la famosa formula di Adam Smith non funziona. Conosciamo la formula di Adam Smith che diceva che se possiamo sperare che domani troveremo eh, il pane nel panificio è grazie all'avidità del panettiere. Dunque l'avidità è una qualità positiva perché grazie a questa avidità tutti noi possiamo beneficiare della produzione e dei frutti della produzione. Ebbene, l'autrice vede che spontaneamente invece le persone sono spinte a produrre, a condividere e a aumentare il benessere comune da motivi che sono diversi dall'avidità e la reazione spontanea di queste comunità deriva da azioni che consumano poca energia e che soprattutto non producono rifiuti e le persone che si comportano così sono soddisfatte grazie ad una comunicazione intracomunitaria e grazie al fatto che hanno il rispetto degli altri membri e porgono rispetto a altri membri della loro comunità in questo modo possono gestire le risorse comuni. Allstrom ammette che questo modo di vivere alla fine è un modo di vivere davvero felice e soddisfacente perché soddisfa le loro ambizioni, i loro sogni, ma è anche vero, dice lei, che nessuno di questi modi di vita è particolarmente favorevole alla crescita economica. Ma, aggiunge l'autrice, e questa è un'altra considerazione che spesso è ignorata nel dibattito, Dice l'autrice: è la sostenibilità del pianeta e dei suoi abitanti che sono al centro di questo nuovo modo di vivere. È un fatto che tutte queste idee che ho appena menzionato sono marginali nel dibattito attuale. La gran parte delle politiche attuate nel mondo vanno esattamente nella direzione opposta. Non credo che ci siano molti governi che pensano al di là della successiva elezione politica e questo è negativo per i nostri figli e per i nostri nipoti. Ma si conta sul fatto che i genitori pensino che è meglio avere una bella vita adesso piuttosto che pensare a cosa succederà fra 20 o 30 anni e qui giungo al messaggio principale che voglio condividere con voi un messaggio a mio avviso importante è un messaggio che riguarda le cause principali dell'attuale recessione in cui ci troviamo affondati. Io parlo di mercificazione e commercializzazione della moralità. I mercati economici sono specializzati in riorientare i bisogni umani, i sogni, i desideri umani, bisogni che normalmente erano soddisfatti senza la mediazione del mercato. Ecco, adesso i mercati invece cercano di riorientare questi bisogni per eh, spingere le persone ad andare a comprare merci. Da qui parlo di mercificazione e di commercializzazione della moralità. A questo penso quando parlo di questi concetti. Perché i veri bisogni nostri sono quello di prendersi cura dei nostri cari, eh, dedicarci alla risoluzione dei loro problemi, occuparci di loro. Sospetto, signore e signori, che qui tutti noi, perlomeno il sottoscritto, ci sentiamo spesso in colpa, spesso abbiamo questo senso di colpa perché non passiamo abbastanza tempo con i nostri cari, con i nostri familiari, con i nostri amici, non dedichiamo sufficiente tempo ad ascoltarli e non li ascoltiamo in maniera attenta e compassionevole non siamo in grado di fare cose davvero uh, simpatetiche e solidarizzanti con queste pers persone perché e vi faccio un esempio, negli ultimi vent'anni, o meglio vent'anni fa, il 60% delle famiglie americane si ritrovavano la sera attorno allo stesso tavolo per cenare. Vent'anni dopo, solo il 20% delle famiglie americane lo fanno. Altrimenti, ognuno si chiude nella propria stanza con il computer, con l'iPad. E anche se ci si siede intorno allo stesso tavolo, ogni membro della famiglia ha comunque il cellulare acceso vicino. E in realtà, intorno a questi tavoli, avvengono delle conversazioni private tra le persone che parlano con loro amici al telefono, al cellulare. Ecco, questi sono i recenti sviluppi che portano a questi sensi di colpa. Non voglio dire che la colpa sia di qualcuno in particolare, non voglio attribuire colpe, ma. È semplicemente la costruzione, la morfologia della nostra vita quotidiana che hanno subito dei cambiamenti profondi. E questo anche con l'aiuto delle tecnologie, con l'aiuto dei cellulari, che hanno sicuramente... Prodotto delle cose positive, per esempio essere in grado di mettersi in contatto con i propri amici in qualsiasi momento, ma al contempo ci sono state dei, delle vittime collaterali. E le vittime collaterali dei cellulari che si portano sempre appresso perché se uno dimentica di portarsi il cellulare quando esce si sente improvvisamente nudo. Dunque il cellulare è diventato parte indispensabile del proprio corpo. Ebbene, il confine tra il momento del lavoro, il momento dell'ufficio, il momento della famiglia, è sfumato tutto adesso è lavoro e tutto adesso è ufficio l'ufficio non chiude mai perché perché abbiamo l'ufficio sempre in tasca e siamo sempre reperibili e non c'è alcuna giustificazione non si può dire oh, scusa non ho ricevuto il messaggio perché ero fuori ufficio ma che diritto hai di uscire dall'ufficio di casa senza il cellulare? Ecco, non c'è giustificazione, non c'è scusa, non c'è alibi. Bisogna lavorare a tempo pieno. E in effetti, signore e signori, più si sale nella scala gerarchica, meno tempo privato si ha, a prescindere che uno sia a casa propria che si avvia per il weekend, che si faccia una vacanza, si è sempre in servizio. E questo crea questo senso di colpa. Amo i miei figli, ma purtroppo non posso passare il tempo che vorrei con loro. Non ci sono quando hanno bisogno di me. E questo è il lamento costante delle famiglie, la tragedia delle famiglie oggi. Ovviamente i mercati del consumismo non possono riparare la situazione, ma quello che possono fare e, che, que, e quello che fanno con grande intelligenza è cercare di mitigare la nostra coscienza cattiva. La commercializzazione della morale significa che invece di esprimere il proprio amore in maniera così eh, retrograda, la si esprime attraverso lo shopping. Il Natale è diventato un'occasione commerciale in cui si comprano... Uh, regali costosi nella speranza di compensare coloro che abbiamo trascurato durante l'anno dunque ci facciamo degli scrupoli che vengono messi a tacere in questo modo e dunque lo shopping diventa una sorta di azione morale. Si va nei negozi non perché si è avidi, non perché si vuole possedere delle cose, ma si va nei negozi per fare del bene, per fare del bene ai propri cari. Dunque, non ho potuto stare con te, ho dovuto lavorare molto per guadagnare più soldi e adesso ti ricompenso in questo modo. In questo modo si esprime il proprio amore con degli oggetti costosi, il più costosi possibile. Questo ha delle ripercussioni, ha delle conseguenze, è una sorta di circolo vizioso. E una volta che ci si abitua a questo schema di shopping per eh, regolamentare i propri rapporti con le persone che ci stanno intorno, volenti o nolenti si perdono le proprie abilità sociali primitive, ci si dimentica di come si potrebbe amare gli altri senza lo shopping. E non riusciamo più ad utilizzare quelle abilità primitive, e questo comporta dei pericoli. Perché? Il dolore fisico, signore e signori, è un elemento importante di ogni essere umano. Senza dolore, cioè se fossimo afflitti da qualcosa senza sentire dolore, saremmo in pericolo continuo. Perché il dolore è un segnale. È un segnale che c'è qualcosa che non va. Uno sente dolore, va dal medico, e riceve farmaci oppure un intervento chirurgico, a seconda, e questo impedisce che la situazione peggiori. No. Questo era il dolore fisico. E il dolore morale è molto importante per la nostra coscienza perché ci segnala qualcosa di molto importante. E non è una malattia dell'organismo, ma è una malattia che c'è nella società, nel vicinato, nel quartiere, a livello familiare. Ci segnala la fragilità dei legami umani. Quanto può estendersi questa fragilità dei legami umani? Beh, guardiamo le statistiche, guardiamo Facebook, MySpace, Twitter, eh, perché sono veramente esplicativi, perché improvvisamente siamo circondati da giovani che hanno centinaia, migliaia di amici, che loro chiamano appunto amici e sono amici abbastanza diversi eh, da quelli che noi... Eh, intendiamo eh, tradizionalmente e si dice che l'amico si vede nel bisogno ma gli amici su facebook sicuramente non rientrano in questa categoria ma questa non è l'unica manifestazione delle conseguenze della mercificazione e della commercializzazione degli aspetti um morali della vita umana. Ci sono anche altre aree eh, molto evidenti da questo punto di vista e fonte di grande preoccupazione. Così come la cattiva coscienza è aggirata, come vi dicevo, ci sono altri modi per uh, quietare gli animi e sono uh, elementi appunto che ci riportano al mercato, il mercato che ci induce ad agire in qualche modo, in un certo modo, e poi uh, ci aiuta, uh, per così dire, a um, riuscire a sfuggire alle trappole che ci sono sempre attraverso degli strumenti di mercato per costruire la nostra identità sulla base proprio del valore di mercato. Perché? Perché se ci si vuole prendere cura degli altri, innanzitutto eh, si ha bisogno di avere delle risorse, risorse che ci consentono di esprimere la nostra, il nostro affetto, il nostro amore, la cura e questo passa per i negozi, per lo shopping. E in un negozio uh, ci si va o se si hanno soldi in tasca o se si ha una carta di credito, altrimenti non ci si può fare nulla. E Margaret Thatcher da questo punto di vista è famosa, ha fatto delle affermazioni anche sciocche e evidentemente non conosceva bene la Bibbia Margaret Thatcher, però... Um, eh, si esprimeva in modo molto dettagliato eh, sui, sul credo del, dei nostri eh, giorni e una volta eletta appunto primo ministro del Regno Unito eh, fece riferimento al buon samaritano per esempio dicendo che il buon samaritano non sarebbe stato un buon samaritano se avesse conosciuto il denaro. Evidentemente Margaret Thatcher non eh, aveva capito molto. Ma il messaggio è che c'è bisogno di denaro perché col denaro si può fare tanto, ci si possono comprare cose costose che desideriamo tantissimo. Beni alla moda e li compriamo per noi e per i nostri cari. E questo si trasforma. In una attività morale. Guadagnare diventa morale. L'egoismo, cioè il curarsi di sé, diventa improvvisamente un atto di altruismo. È un egoismo eh, riciclato che diventa appunto eh, altruismo. C'è poi un ulteriore elemento. della mercificazione, della commercializzazione dei beni di mercato e della morale. E questo attiene all'impatto del consumismo sulla sostenibilità. Io credo che questo sia un tema che noi tutti conosciamo e noi capiamo. Anche se non agiamo in questo modo, ma siamo consapevoli, almeno a livello teorico, dicevo, noi tutti sappiamo che le risorse del pianeta sono limitate, non sono infinite. Prima o poi, soprattutto quando i cinesi eh, avranno comprato tutto il petrolio che è disponibile al mondo, noi veramente avremo piena coscienza e dolorosamente del fatto che le risorse non sono infinite. Questo lo sappiamo tutti. Ma. Credo anche che ci sia un altro modo per aumentare l'impatto tremendo del consumismo in relazione a questo aspetto della crescita senza fine. Un elemento che di solito viene messo da parte, non viene discusso. Mi riferisco a questo. Fino a quando l'imperativo morale, l'istinto morale che noi tutti abbiamo sarà mercificato e commercializzato dal mercato economico, dal mercato del consumo, l'economia crescerà perché è avviata, diciamo così, dal bisogno e dal fabbisogno umano. E poi questa crescita verrà portata avanti sulla base dei desideri che devono essere soddisfatti. I bisogni umani non sono molto promettenti o favorevoli ai mercati basati sul consumo, perché se si tratta semplicemente di soddisfare il bisogno degli esseri umani, la crescita economica sarebbe relativamente limitata. E I grandi economisti del XIX secolo questo lo hanno pensato, nel senso che hanno visto che i bisogni sono stabili e possono essere anche calcolati, quindi noi sappiamo quanto prodotto dobbiamo fornire per soddisfare tutte le esigenze, tutti i bisogni degli uomini. E una volta fatto questo, possiamo. Semplicemente fermarci e goderci il frutto del lavoro fatto. E tutta questa ansia, tutta questa, questi, tutti questi sforzi non saranno più necessari. James Mill, uno dei grandi pensatori, così come Riccardo. Economisti, appunto di allora, erano convinti che alla fine del percorso, compiuti tutti questi sforzi con la modernizzazione e l'industrializzazione, ci sarebbe stata un'economia stabile, in equilibrio perfetto eh, rispetto ai bisogni degli esseri umani. Successivamente, poi si eh, è presa una strada diversa. Eh, si è cominciato ad inventare appunto il cliente e questo si basava sul soddisfacimento dei desideri e non eh, dei bisogni e delle esigenze delle persone e questo è ben illustrato dal, dal caso di Ford e Slow della General Motors questo è un caso famoso nella storia Henry Ford Proclamava ufficialmente la sua, il suo atteggiamento anche un po' tradizionale, tradizionalista, e diceva che avrebbe eh, prodotto il modello T di qualsiasi colore posto che fosse di colore nero questa macchina perché aveva fatto un calcolo ben preciso: cioè le persone hanno bisogno della macchina per andare da qui a qui e questo si può calcolare si guarda quanti americani ci sono qual è la distanza che devono percorrere e una volta fatto questo calcolo si eh, producono abbastanza macchine modello T, nere e si rinnova poi il parco macchine eh, e si sostituiscono quelle troppo vecchie punto il eh, signor Sloan invece la pensava in modo diverso Henry Ford perse la disputa Uh, Sloan diceva questo, ma perché le persone dovrebbero comprare delle macchine per andare semplicemente da qui a qui? Comprano le macchine per aumentare il proprio prestigio sociale, come status symbol, per uh, rendere invidiosi gli amici e i vicini, perché appunto fanno vedere di essersi potuti permettere una macchina che gli altri non possono comprare. E possono anche comprare una macchina per far colpo sulle ragazze, perché no? Per conquistare appunto una ragazza. Quindi questo cosa significa? Significa che non si compra una macchina perché c'è un bisogno da soddisfare, ma si compra una macchina perché si desidera qualcosa una situazione migliore per sé una particolare cosa sulla base dei sogni che noi tutti abbiamo e il desiderio è molto più prolifico molto più favorevole all'espansione dell'economia basata sul consumo ci sono però comunque dei limiti anche nei desideri bisogna fare tanti sforzi a livello di ricerca a livello commerciale a livello pubblicitario per sviluppare costantemente nuovi desideri negli esseri umani. E una volta fatto questo, allora si comprende che non si può semplicemente spostare il desiderio da una cosa a un'altra, da un prodotto ad un altro, bisogna ricominciare da capo. E bisogna ripercorrere eh, tutto il cammino per far sviluppare alle persone sogni nuovi, desideri nuovi che prima non avevano. Quindi il consumismo, che è avviato o portato avanti dai bisogni e dai desideri, ha questa caratteristica che ha un limite intrinseco nella sua possibilità di espandersi. E è ironico considerare che questi limiti sono stati rimossi una volta che la moralità è diventata l'oggetto della mercificazione e della commercializzazione. Questa è l'unica cosa che veramente può continuare a crescere all'infinito, perché qui non ci sono limiti, non ci sono limiti all'amore, non ci sono limiti al fatto di comportarsi bene nei confronti degli altri. E un grande filosofo etico del XX secolo ha affermato con chiarezza che la responsabilità, che è la sostanza vera della moralità, la responsabilità nei confronti degli altri, è appunto la responsabilità umana nell'amore, negli affetti e questa è assolutamente illimitata. Questo significa è incondizionata. E questo significa, dicevamo, che si esprime eh, la propria eh, eh, responsabilità in modo continuo. Questa è questo è un approccio generale, eh, ci si assume eh, responsabilità nei confronti degli altri, della loro sopravvivenza, del loro benessere, ma non si dice come, come si fa questo. Quindi la responsabilità incondizionata è una sorta di pacchetto che, a cui si accompagnano incertezze e ansie perché non si può mai essere certi al 100% di aver fatto tutto quello che si poteva fare. Non ci sono limiti in questo. Più si fa, più si ha questo impulso interiore a fare ancora di più. E poi nel nostro mondo moderno e liquido sappiamo anche che le cose invecchiano molto presto, perdono fascino molto presto e quindi la cosa che segue deve essere ancora più bella, deve essere ancora più incredibile, deve colpirci ancora di più. Pensiamo ai film horror. Eh, ci siamo abituati ormai a delle immagini eh, incredibili e ogni nuovo film deve essere ancora più terrificante, ci fa vedere delle cose inimmaginabili, ma questo non vale soltanto per i film dell'orrore, vale anche per tanti altri aspetti eh, appunto del nostro essere eh, umani. E questo vale anche per i rapporti morali che abbiamo eh, con gli altri. Quindi io, io direi questo, e, tra l'altro questo è un argomento sul quale continuo a riflettere e condivido con voi dei pensieri che ho appena eh, sviluppato. Ecco, io credo che la responsabilità etica nei confronti degli altri non tollera alcun limite, ma il consumo che ha il compito di soddisfare gli impulsi Ehm, appunto morali si sì, è sottoposto a dei limiti a delle costrizioni e quindi paradossalmente e non è facile per me risolvere questo paradosso ecco dicevo paradossalmente la responsabilità etica e gli impulsi morali oggi sono riciclati in In un ostacolo terribile, difficile da contrastare, nell'ambito del quale siamo posti di fronte veramente a delle minacce incredibili, fortissime, proprio nei confronti della, nostro, della nostra sopravvivenza. Quindi abbiamo questo fardello incredibile, questi obblighi morali. che includono le nostre intenzioni, il nostro impulso naturale ad occuparci degli altri, ad, degli, ad amare gli altri. E c'è questo fardello, quindi. E l'economia continua a far leva su questo e non rallenta mai. Deve crescere, deve crescere per forza, perché altrimenti non saremo in grado di seguire questo percorso che è stato delineato dall'economia consumistica che è fatta di tranquillanti morali che ci vengono offerti appunto nei negozi e nei supermercati. Quindi noi alla luce di questo dovremmo concepire... Il fatto che il pianeta è limitato, che le risorse sono finite nel senso di non infinite e questo ha importanti ripercussioni pratiche, ne abbiamo anche vari esempi nella storia. Naturalmente la strada verso l'inferno è la stricata di buone intenzioni, questo lo sappiamo tutto, tutti e questo um, significa che noi cerchiamo a trovare dei modi per compensare le difficoltà, che eh, incontriamo nell'implementare il nostro dovere morale. Questo può avere delle conseguenze che sono esattamente l'opposto di quello che volevamo, di quello che intendevamo. Credo che forse il momento della verità, signori, signore, sia più vicino di quanto pensiamo o di quanto ci dicano questi scaffali strapieni nei supermercati o i siti web o anche gli esperti eh, che ci parlano di come fare amici e di come influenzare le scelte degli altri. Dicevo il momento della verità, malgrado la proliferazione che vediamo della società consumistica è relativamente vicino. Il punto l'elemento che possiamo pronosticare è questo come facciamo a impedire o a procrastinare l'arrivo di questo momento della verità questo risveglio possiamo arrivare alla verità nel modo duro diciamo così oppure possiamo anche intraprendere un cammino ragionevole umano basato sulla reciproca comprensione io credo che questa è la scelta che noi adesso dobbiamo fare grazie Bene um, allora um, abbiamo un po' di tempo per qualche domanda. Intanto volevo dirvi che um, eh, la Marilena De Francesco, la responsabile della segreteria, Organizzati dal Festival, mi ha detto che ci sono tantissime persone um, fuori, tantissime persone che hanno seguito la conferenza uh, di Sigmund Baum dallo schermo. Sono tantissime le persone che in questi giorni sono state al Festival e credo che sia un segno molto positivo uh, il desiderio di conoscenza, il desiderio di farsi un'idea uh, e di assistere. Eccole. E insieme a, a Lorenzo Dellai e alle altre persone che compongono diciamo l'equip, abbiamo deciso dal primo anno di non dare numeri dopo il successo del primo anno di non cominciare a fare questa scalata quantitativa nel dire quest'anno ci sono più persone. Eccetera, ma credo che possiamo dire eh, qualitativamente che questo è un segno molto positivo. Un segno molto positivo non soltanto. Questo ci tengo molto a dirlo, perché credo che ce lo siamo detti tante volte con Enzo Cipolletta, con Paolo Collini, con Tito, con Enzo, non è solo importante il fatto che ci siano molte persone a seguire, autori, relatori, premi Nobel molto noti, ma credo che la cosa straordinariamente positiva del Festival è che in questi giorni ci sono state tantissime persone che hanno seguito anche giovani ricercatori, giovani economisti che venivano qui a raccontare la propria ricerca. Che era irrilevante, interessante, certe volte anche con qualche asperità tecnica, ma dimostrando, credo, una fondamentale, come dire, dare una fondamentale importanza alla conoscenza. Una cosa che poteva sembrare scontata, diciamo, può sembrare scontata, non lo è. E quindi credo che sia, sia una cosa che ci deve rallegrare come segno di vitalità, uno dei tanti segni di vitalità di questo Paese. Um, non so se c'è già qualcuno che vuole fare una domanda, ecco c'è un signore con gli occhiali, magari se si alza un attimo così la... ecco c'è una persona che le sta portando il microfono. Buonasera, innanzitutto vorrei ringraziarla per quelle che sono state le sue magnifiche parole che abbiamo ascoltato questa sera, ma um, durante il suo discorso a me è venuta in mente l'opera di un filosofo greco, Prodico liceo dell'antica Grecia, che scrisse L'Ercole al Bivio, nel quale in fondo già 2500 anni fa ci trovavamo in una situazione simile a quella da lei descritta, di questa progressiva liquefazione del mondo, io direi della nostra anima addirittura. E quello che io avverto come pericolo principale della nostra società, almeno a al mio modo di vedere, è che oltre a questo voler in fondo mascherare il nostro egoismo di altruismo, come lei giustamente ha detto si vada sempre più verso una forma di incancellabile, di incorreggibile, irreparabile apatia, cioè che in fondo non si sia più in grado di vivere la vita secondo quelli che sono i suoi sapori, i suoi colori, belli e brutti, freddi e caldi, insomma che veramente si sta perdendo quello che è il senso della vita e che non si sia più in grado di vivere sino in fondo. Quello che è il significato, quello che può essere, secondo poi, quello che è il proprio percorso, secondo poi, quello che è il proprio significato che si può trovare nel lavoro, ma anche, non lo so, nella religione oppure nel proprio impegno quotidiano per migliorare l'esistenza nostra e quella degli altri. Che insomma questa maledetta empatia, questa maledetta apatia, stia in fondo rischiando di distruggere il mondo e soprattutto di distruggere noi uomini in quanto tali. Grazie. Yes, uh, you hear me? Uh, well, Hans Jonas, another great uh, uh, ethical philosopher of 20th century pointed out very interesting things that in recent years, definitely in recent years, it is a matter of several decades at the utmost, we have developed means of influencing things which are at, at enormous distance from us, and both in space and in time, we are doing by our daily choices, without noticing even, we are doing uh, the defining job of Lui? the uh, conditions. Poniamo delle condizioni. che i nostri figli e i nostri nipoti erediteranno. Dunque stiamo influenzando la vita di generazioni che non sono ancora nate. E qualsiasi cosa si faccia qui a Trento influenza la vita di persone che vivono qui ma anche che vivono in altri paesi influenza le vostre prospettive di benessere ma anche quelle di altri paesi siamo tutti interconnessi siamo tutti interdipendenti e questo senza essere in grado di dare un orientamento una direzione per questa interconnessione abbiamo sviluppato per la prima volta i mezzi per influenzare le condizioni di vita di persone e luoghi incredibilmente lontani da noi, sia nello spazio che nel tempo. Ma la nostra immaginazione morale è ancora a livello di Adamo ed Eva. Dunque il nuovo fenomeno è la potenza dell'azione e l'incapacità di sviluppare un'immaginazione morale parallela delle conseguenze delle nostre azioni. Questo è il problema. Nessuno volontariamente vuole danneggiare il mondo che verrà ereditato dai nostri nipoti. Tutti siamo pieni di buone intenzioni. E tutti diciamo che vogliamo lasciare ai nostri figli e ai nipoti il mondo migliore possibile. Voi darete l'Italia ai figli ai nipoti vostri e sicuramente anche voi desiderate sinceramente di lasciare in eredità. Un paese che sia nelle migliori condizioni possibile. Ma il modo in cui viviamo, il modo in cui cerchiamo di soddisfare i nostri bisogni, è un modo che è quello che ho menzionato prima all'inizio della mia conferenza. Andiamo insomma nella direzione opposta. Ho parlato di Francis Bacon, Cartesio, Hegel, che si vergognerebbero se fossero consapevoli di quello che succede oggi. E probabilmente voi, noi, dalle nostre tombe, se vedessimo il mondo che abbiamo lasciato, anche noi saremmo davvero. Rossi di vergogna. Questo è il problema. Non ho una ricetta, non ho una soluzione. Non sono in grado di offrire una soluzione per risolvere il paradosso, cioè che le buone intenzioni producono delle conseguenze negative. Ma certamente questo non è un fenomeno nuovo. La discrepanza tra immaginazione e morale e le azioni che compiamo è un concetto vecchio. E il giovane che ha fatto la domanda ha parlato dell'antica Grecia, questo è vero. E il nuovo elemento in questa situazione. Ha a che fare con la potenza delle nostre azioni, che è davvero enorme, e anche l'interconnessione del nostro mondo e i limiti della sostenibilità del nostro pianeta. Le persone che si occupano di calcolare la sostenibilità del pianeta, pianeta dicono che se i nuovi arrivati, cioè i paesi emergenti, eh, vorranno vivere la stessa vita che noi abbiamo, vita ricca, opulenta, affascinante, avventurosa, ebbene se anche loro vorranno fare la nostra vita, avremo bisogno di cinque pianeti, non di uno. E questo per arrivare... Per loro agli stessi consumi che abbiamo noi in Europa. E questo ovviamente è impossibile, è fuori questione. Ecco, ci sono delle scelte morali molto difficili da compiere. Non voglio demoralizzare nessuno, perché sono certo che si può fare molto per impedire questo scenario davvero terrificante nei limiti della precedente domanda, temporali, quindi grazie. Io faccio parte del Movimento per la Decrescita Felice che ehm, fa riferimento a Serge Latouche. I principi che lei, di cui lei mh, parlava nella prima parte del suo intervento sono eh, prossimi, sono molto vicini a mh, quelli che animano questo movimento che ehm, purtroppo, come lei diceva, è tuttora marginale, ma ho l'impressione che sia ogni giorno meno marginale. Eh, detto questo, le farei eh, una domanda su un'altra un questione. In, eh, in uno dei dibattiti di questi giorni, da un relatore è stato detto che, siccome lei eh, sposta l'attenzione dalla produzione, dai rapporti di produzione al consumo, ha praticamente definitivamente archiviato Marx. Io personalmente ho l'impressione che il suo pensiero sia la migliore attualizzazione di Marx, al contrario. Siccome lei è qui presente può magari sciogliere il dubbio. Grazie. Uh. Beh, non so veramente, perché ai tempi di Marx... Beh, Marx era in linea con i suoi tempi e l'idea che ci potesse essere una questione come la sostenibilità del pianeta non veniva affatto in mente a persone come Marx. E Marx era convinto che il problema si riduceva ad una questione di buona gestione, buona gestione e cattiva gestione. Se uno si occupa male della gestione, allora le cose vanno male. Ma Marx diceva comunque che il nostro destino è completamente nelle nostre mani. E dipende da come organizziamo la nostra vita. E dunque giungiamo alla conclusione. Beh, non ci sono considerazioni definitive da fare, ma possiamo dire che ci sono dei limiti alla libertà economica che vanno al di là del nostro controllo. Semplicemente non possiamo farci nulla, dobbiamo accettare questi limiti se ci sono e trarre delle conclusioni. E dobbiamo, per esempio, cercare di trasportare frutta da un continente all'altro e accontentarci della frutta che viene coltivata per esempio nella bella Italia perché dovete prendere la frutta dall'Australia e questo è un esempio e ce ne sono migliaia di tali esempi il signore che ha fatto la domanda ha fatto riferimento al a quel movimento. Ci sono decine e decine di esperimenti del genere in tutto il mondo che cercano di trovare modi alternativi di vivere in pace con le future generazioni, con il pianeta e con i nostri vicini. Il principio generale, che ancora una volta va al di là dei nostri desideri, è che ogni Maggioranza nella storia è partita dall'essere una minoranza, non c'è altro modo per diventare una maggioranza. Se lei dice che il suo gruppo, il suo movimento è marginale, è una minoranza, beh, non è una tragedia perché tutto comincia con una minoranza. Ma c'è anche un'altra verità storica. Tutte le grandi rivoluzioni della storia sono state impreviste. Forse mentre ce ne siamo seduti qui in questo auditorium a discutere di questi problemi molto interessanti, forse da qualche parte in Nuova Zelanda, in Australia, in Amazzonia emerge una nuova forma di vita di cui non sappiamo nulla. Quando è stato preso il palazzo d'inverno nel 1917 dai bolscevichi, qualcuno scrisse in Inghilterra, beh, qualcuno ha conquistato un palazzo senza capire... Eh, cosa stava succedendo e questo per dirle che spesso non siamo in grado di comprendere i fenomeni del tempo e spero che anche il suo movimento sarà soggetto alle stesse regole della storia che ho appena menzionato sul palco i responsabili i responsabili del festival per il uh, tradizionale saluto finale. Allora, prima di tutti il direttore scientifico del festival, Tito Boeri, il preside della Facoltà di Economia e Commercio di Trento, Paolo Collini, l'assessore del Comune di Trento, Lucia Maestri, il presidente dell'Università di Trento, Enzo Cipolletta. Uh, Zygmunt, Zygmunt, stai con e il presidente della provincia, Lorenzo Dellai. No, sta in piedi. Sì, certo. Grazie. Come da tradizione, due parole telegrafiche a nome di tutti gli organizzatori. Eh, le dico veramente molto volentieri, grazie al professore Baumann che ci ha condotto in questa riflessione e grazie a tutti i protagonisti di questa sesta edizione del nostro Festival. Eh, il grazie naturalmente va alle persone e alle istituzioni che sono qui con me eh, sul palco, eh, la città di Trento, la nostra università. Eh, l'editore La Terza, eh, il Sole 24 ore, eh, grazie naturalmente ai nostri sponsor, ai nostri partner, ma vorrei dire grazie soprattutto al pubblico. Eh, come è stato detto eh, da molti, eh, il, la qualità del festival si ha certamente con la qualità dei relatori, dei nostri ospiti. Eh, ma si ha soprattutto con la qualità delle persone che frequentano il festival. E noi abbiamo visto dalla prima edizione via via fino uh, a questa una crescita notevole della qualità delle persone che frequentano il festival. Qualità vuol dire persone interessate, vuol dire persone preparate, vuol dire persone che non vengono solo per uh, assistere ad un evento mordi e fuggi, ma vengono perché pensano che in questo modo possono accrescere la propria capacità di essere dei cittadini responsabili. Questo a me pare che sia la cosa più importante. Prima eh, il ragazzo il giovane che ha fatto una domanda al professore parlava di apatia. Bene, è vero, il nostro festival vuole essere prima di tutto un grande antidoto alla apatia e il contrario dell'apatia in questo senso vuole essere non solo la simpatia, cioè l'essere insieme, il sentirsi insieme ma vuole essere la fiducia, vuole essere il sentirsi dentro un destino comune, vuole essere una costruzione di futuro che da Trento beh, mette, getta qualche piccolo seme e di questo siamo veramente molto contenti. Ora noi eh, siamo soliti chiudere eh, l'edizione del festival oltre che con questi ringraziamenti che rinnovo veramente con grande con grande convinzione a nome di tutti, anche con qualche impegno per il futuro. Mi ricordo che l'anno scorso eh, l'incontro la, diciamo, finale ehm, eh, l'abbiamo ottenuto con eh, Roberto Saviano e alla chiusura dell'incontro finale con Roberto Saviano noi avevamo preso tutti insieme un impegno che era quello di fare qualcosa, un piccolo segno di attenzione nei confronti dei tanti cittadini, in particolare dei tanti ragazzi, dei tanti giovani, che in molte regioni del sud del nostro paese eh, si impegnavano per costruire delle prospettive di futuro, per costruire delle prospettive di ripresa civile. Bene, mi pare giusto dire che abbiamo onorato questo impegno, abbiamo fatto un'anteprima a Napoli eh, il 28 di maggio, proprio sui temi dell'economia. Eh, sommersa delle, della trasparenza nell'economia, della democrazia nell'economia. Abbiamo suscitato un grande interesse eh, da parte di tante persone che in quel contesto si impegnano. Allora io credo che l'impegno che possiamo prendere anche quest'anno eh, per il futuro è, è altrettanto importante. L'impegno è quello di continuare innanzitutto con questa nostra esperienza. Lo diamo per scontato, naturalmente, le prime edizioni del festival. No, si chiudevano con la domanda, ma si farà anche l'anno prossimo? Ormai questa domanda non ce la fa più nessuno perché tutti danno per scontato che eh, l'edizione successiva ci sarà e certamente ci sarà anche la prossima, la settima. Un'edizione che noi siamo convinti vedrà eh, una presenza significativa che abbiamo già un po' annunciato, anche se formalmente non lo possiamo fare ancora che è quella del capo dello Stato, eh, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al quale di nuovo invito a fare che il Presidente Napolitano che quest'anno per la prima volta ci ha concesso il suo alto patrocinio, insomma ci ha fatto capire che forse se lo invitiamo alla prossima edizione non ci dirà di no, speriamo che sia così. Però possiamo forse impegnarci anche su altre cose. Chiedo alle amiche e agli amici che sono qui con noi conferma di questo. Insomma noi continueremo a fare certamente a Trento e a Rovereto come è stato anche quest'anno il festival. Cercheremo di innovare se possibile un po' il format anche se mi pare che tutto sommato maluccio, ma, ma, malaccio non è andato. Eh, cercheremo di comunque confermare questo impegno, però cercheremo anche di... Di fare qualcos'altro. Questa responsabilità che ci è stata chiesta eh, nei confronti del sud del nostro paese, cercheremo innanzitutto di onorarla. Quindi, non solo rifaremo a Napoli un evento in anteprima, ma cercheremo di farlo anche in qualche altra realtà del sud del nostro paese perché ci pare giusto farlo e ci interessa anche costruire reti di collaborazione, di connessione con le tante persone, con i tanti ragazzi, i tanti giovani che al sud. Eh, testimoniano in condizioni più difficili che non quelle di Trento questi nostri stessi valori civili che abbiamo propugnato in questi giorni. E poi cercheremo anche di fare qualcosina all'estero. Eh, il festival è già oggi internazionale, abbiamo relatori internazionali, abbiamo interessi internazionali, abbiamo una curiosità di tante realtà internazionali, però cercheremo anche di fare delle anteprima anche in altri paesi. Perché è giusto che sia così, perché è giusto che noi ci cimentiamo un pochino anche con delle riflessioni e dei ragionamenti che riguardano altri paesi europei, ma non solo, anche altri paesi non europei, paesi emergenti, paesi in difficoltà, dentro i quali comunque una riflessione quella la nostra può essere utile per i nostri amici lì e anche per noi. E poi, eh, e poi penso che riusciremo a fare ancora qualche altra iniziativa per corrispondere ad una esigenza che è quella di far sì che tra un'edizione e l'altra del festival non ci sia il vuoto, ma ci sia anche qualcosina in più. Una idea concreta già c'è e io pregherei, pregherei prima di concludere Tito Boeri, che ringrazio nuovamente come responsabile scientifico del festival, di dirci di, dirci di che cosa si tratta. Grazie, sì. In effetti il festival continua tutto l'anno, noi da domani, beh forse domani magari ce lo prendiamo di, di riposo, ma da dopo domani cominceremo già a lavorare sulla nuova edizione. Abbiamo già un appuntamento da darvi, è l'appuntamento che era previsto originariamente per la prima sera del festival, giovedì 2, vi ricordate questa presenza di Enrico Bondi che poi ha dovuto annullare la sua presenza perché c'era questa opa totalitaria, e lui in modo molto corretto ha scelto di non parlare, non poteva fare altrimenti. Bene, eh, il 13 luglio si conclude l'Opa totalitaria e il 14 luglio Enrico Bondi, che è una persona di parola, ha dato la sua disponibilità a confrontarsi e a raccontare per la prima volta in pubblico la sua esperienza con Parmalat e quello che è successo durante tutta la fase di risanamento e poi quello che è successo in quest'ultima fase. Eh, quindi il 14 luglio alle 17 a Milano, quindi porteremo il festival a Milano, all'Università Bocconi, le stesse persone che erano presenti il 2 sera, cioè Marco Nado e Massimo Muchetti, discuteranno con lui di questa operazione, di quello che è successo e chiaramente lo scoiattolo quindi sarà a Milano e continueremo e approfondiremo quei temi che abbiamo già sollevato in quella serata. Quindi vi diamo già un appuntamento e poi ce ne saranno altri nel corso dell'anno. Grazie Tito. Bene, allora lo scoiattolo va a Milano, va a Napoli, va in Germania, va negli Stati Uniti, va che so, in Mozambico, vedremo, resta sempre lo scoiattolo di Trento, naturalmente, questo, su questo non ci piove, grazie veramente a tutti e grazie a tutti voi e arrivederci alla prossima edizione.